Ciao a tutti ragazzi, oggi unboxing S9. La confezione si può vedere subito, tutta nera, molto simile a quella di S8, si toglie così, poi si va avanti in questo modo. Qui troviamo un manuale di istruzioni con istruzioni e gancetto per togliere SIM e scheda SD. Poi eccolo qua, l'S9, colorazione coral blu, bellissima secondo me. Tiriamo un attimo da parte. Allora, qui connettore da micro USB a USB-C. Infatti questo telefono ha la USB-C 3.1, molto più veloce e performante. Qui invece connettore OTG USB-C. Per chi avete tutti gli apparecchi che hanno le USB, questo lato invece cuffiette HG, ottime, con controllo di volume, vabbè, poi ne parleremo. Allora, guardiamo il telefono. Allora, nel retro, fotocamera 12 megapixel e sensore di impronte. Poi, lato destro invece, tasto Bixby e bilanciere del volume. Da questo lato invece tasto accensione e spegnimento. Per quanto riguarda la parte sotto, allora c'è il jack per le cuffie, USB-C 3.1 e altoparlante, microfono, altoparlante stereo, l'altro nella capsula auricolare. Mentre sopra abbiamo la slot per scheda SD e SIM e il secondo microfono. Utili i due microfoni perché riescono a ridurre i rumori laterali quando si parla con due persone, insomma. Allora, mentre quanto riguarda la parte frontale, si possono vedere LED notifica, riconoscimento dell'iride, si può sbloccare con volto iride, entrambi, anche scansione intelligente, impronta o il solito PIN trascinamento. Qui secondo altoparlante, capsula auricolare, fotocamera frontale, abbastanza buona, e fotocamera che ti allora va a leggere le iridi. Dimensioni 147x68 per 8,5 mm di spessore, pesa 163 grammi, non è tanto, non è neanche poco, diciamo abbastanza compatto, si tiene bene in mano. Anche se dietro, sia dietro che davanti, è tutto vetro, quindi un po' scivoloso in alcune volte, però in confronto all'S9 Plus è decisamente più maneggevole. Certificazione IP68, va sotto acqua fino a 1,5 m. Per quanto riguarda i sensori NFC per pagamenti, integrato anche Samsung Pay, WiFi molto veloce, Bluetooth 5.0, si collega molto facilmente a qualsiasi tipo di dispositivo. Batteria qui dietro da 3000 mAh, arrivi a sera, sì, con il 5-10% verso le 7, con un uso abbastanza intensivo. Ok, andiamo ad accenderlo, così vi faccio vedere la parte software. Ed eccolo qui, acceso. Display Quad HD Plus con possibilità di scelta di risoluzione per risparmiare batteria, 5,8 pollici, Super AMOLED 568 ppi. Quanto riguarda il sistema operativo, è un Android 9 Pie con One UI di 1.0, una nuova interfaccia Samsung. Hanno integrato anche delle gesture, sono abbastanza comode, semplicemente riducono i pulsanti classici che si possono anche sempre attivare facilmente qui. Con delle gesture invece che questi qui soliti, delle gesture che li trasformano in delle linee, in classiche lineette. Gesti schermo intero, fatto, eccolo qua. Quindi, ad esempio, apriamo telefonate facendo così, torna alla home, così applicazioni recenti e l'altro, ovviamente, il tasto indietro. È possibile fare queste gesture anche dall'impronta, swipeando verso giù. Torna, viene giù la barra delle notifiche. Bixby è arrivato in italiano da qualche mese. Ci sono già delle funzionalità.
assolutamente non al pari di Siri e Google Assistant. Comunque, intanto cominciano ad arrivare nuove funzioni. Funzionalità interessanti, cioè quella con una mano, facendo così si diminuisce l'area dello schermo in modo da arrivare più facilmente alle parti più esterne dello schermo. Poi quando qui fuori torna normale. Altra cosa interessante è il multischermo. Premendo qui si fa questo tasto, si divide in due lo schermo, poi si può aprire. Si può anche scegliere quanto far stare le applicazioni al suo interno. Ecco qui. E qui si chiude. Per alcune applicazioni è possibile anche sdoppiare l'account in modo da averne uno, che ne so, per lavoro e uno per scuola o per la vita privata, senza per forza avere due telefoni. Hanno integrato anche l'area personale, che è un cavo, si può dire così, per immagazzinare tutti i file che non vogliamo siano visti subito. Rubrica, archivio, memo, galleria, calendario. Per quanto riguarda le applicazioni, i giochi, è molto molto veloce. Apre, insomma, dei giochi abbastanza pesanti come World of Tanks in pochi secondi. Ad esempio, proviamo a aprire World of Tanks. Eccolo qui. Ecco, quasi aperto. Non ho visto in poche queste settimane, non ho mai visto nessun tipo di lag. Ad esempio, questo gioco è un gioco da circa 3 giga. Si gioca tranquillamente in 4K a 60 fps senza nessun tipo di lag. Hanno integrato anche la funzione di Game Tools che permette di registrare lo schermo, molto utile secondo me per chi fa gameplay senza per forza installare un'applicazione di terze parti. Si possono registrare schermate, bloccare chiamate e notifiche per evitare di essere disturbati o bloccare il tasto di navigazione per premere involontariamente. Per quanto riguarda il comparto fotocamera, apriamo questa qui. Allora, per quella posteriore i video li fa in 4K a 60 fps, l'HDR è automatico. C'è anche la funzionalità di slow motion, 960 frame per secondo, rallenta parecchio. Mentre altri telefoni rallentano solo 240 volte. Fotocamera a doppia apertura. Andando sulla funzione Pro, si può scegliere da qui se aprire in 1.5 o 2.4. Ovviamente prenderà più o meno luce, soprattutto per le foto notturne è abbastanza utile. Altra funzione, Hyperlapse, accelera il video di anche di 32 volte. Si può anche scegliere qui, prima di cominciarlo, scegliere se farlo in 4, 8, 16 o 32 per. Altra funzione, va bene, classico ormai c'è su tutti i telefoni, c'è la funzione cibo che sfoca la parte attorno al piatto e mette a fuoco invece solo il piatto. Altra funzione interessante, sì, messa a fuoco selettiva, che su S9 Plus si chiama fuoco live. Se voi mettete un oggetto qui meno di 50 cm e fate una foto, in post-produzione potete anche regolare la sfumatura dello sfondo. Ad esempio, fuoco vicino mette a fuoco la mia mano, fuoco lontano invece mette a fuoco il panorama o quello che c'è dietro, insomma.
Mentre fotocamera anteriore, si può anche fare lo swipe verso l'alto, da 8 megapixel, sono presenti anche delle emoji, che vabbè, utili finché volete, ma insomma, niente di che. Si può scegliere la propria emoji personale, metterci adesivi e cose varie. Ottimo anche l'effetto bokeh, che sfoca bene anche con molta luce, a parte sì, i capelli un po' meno, ma insomma, ottimo direi. Per quanto riguarda l'audio, sono due altoparlanti stereo, uno qui sotto e uno sulla capsula auricolare, della KG, quindi si sente assolutamente bene. In chiamata non ci sono disturbi, il viva voce è molto alto. Anche quando ci sono abbastanza persone, insomma, all'aperto. Mentre per quanto riguarda la memoria, 64 giga integrati, più espansione di con microSD fino a 512 giga. RAM 4 giga, sì, è molto fluido, non ha mai avuto nessun problema, insomma. Per quanto riguarda l'audio, invece, per la musica, file multimediali. Apriamo Spotify, eccolo qui, mettiamo una canzone a caso, mettiamo un po' il volume e io sto zitto. Eccolo qua. Eccolo qui, molto molto alto il volume, devo dire. Si sente bene, è potenziato questo audio anche da Dolby Atmos, che riesce a fare un suono un po' più pieno, più da concerto, ecco. Dolby Atmos, vedete, automatico, film, musica, voce, mettete automatico e non c'è nessun problema. Ecco, allora passiamo alle cuffiette che sono dell'AKG, come abbiamo detto prima. Ok, si vede subito che non sono wireless. Sì, ottime, ottima qualità, ottima fattura, si sente molto bene. Nella confezione è incluso anche un set di gommini di varie dimensioni, quindi per tutte le orecchie. Plastica morbida, non scappano dalle orecchie. E bilanciere del volume. Allora, passiamo al prezzo. Di listino al lancio, ancora un anno fa, circa 900 euro, 899. Oggi sui 300-350 euro. Penso che andrà giù ancora, soprattutto adesso che è uscito anche i nuovi S10. Quindi, che dire, spero che questo video vi sia stato utile. Se avete qualche domanda, qualche curiosità, scrivetelo nei commenti. Mettete like e ci vediamo alla prossima recensione.